Cosa vuol dire vivere con l'idrosadenite suppurativa e quali sono i bisogni insoddisfatti di questi pazienti? Lo chiediamo a Giusy Pintori, paziente colpita da idrosadenite suppurativa e direttrice dell'associazione pazienti Passion People. L'abbiamo incontrata a Milano in occasione di un media tutorial incentrato su questa malattia ancora poco conosciuta. Giusy, cosa vuol dire vivere con l'idrosadenite suppurativa? Come impatta questa patologia sulla qualità di vita dei pazienti? Vivere con l'idrosadenite è avere davvero una scomodissima compagna di vita da cui non ti allontani mai. Dal mattino quando ti svegli e anche nel corso della notte. Comporta dei dolori molto forti dove si manifesta, comporta una limitazione dei movimenti, una perdita anche della funzionalità delle zone colpite, delle cicatrici importanti e anche talvolta il cattivo odore può accompagnare la vita delle persone, quindi è una vita molto stancante e anche disperante talvolta, perché non ci sono molte informazioni, non vengono forniti degli strumenti che tu puoi acchiappare e dire: ecco, mi attacco qui e vado avanti. Questo è veramente quello che viviamo, che vivono molti. E quali sono i bisogni insoddisfatti dei pazienti oggi? Beh, la prima cosa, direi io, il paziente, la persona che sta male, tutti noi quando siamo male, la prima cosa che facciamo, ci rivolgiamo al medico di famiglia che ci indirizza, se non sa trattare il problema che abbiamo, che ci indirizza verso il posto giusto. Quindi la prima cosa è la formazione sicuramente dei medici, in modo che i pazienti che si rivolgono trovano immediatamente un aiuto. Poi purtroppo questa situazione cambia da una regione all'altra, da una città all'altra, a volte all'interno dello stesso del territorio ci sono molte differenze, quindi sicuramente quello che noi vorremmo sono dei percorsi per la diagnosi e per la terapia uguali per tutti in tutta la nazione, e vogliamo dei percorsi anche innovativi, nel senso che gli strumenti diagnostici sono andati avanti, le tecniche e anche nuovi, abbiamo anche nuovi farmaci, quindi la ricerca è molto impegnata in questo senso. Allora vorremmo questo per tutti. L'ultima cosa che posso dire, per essere molto sintetica, è che desideriamo assolutamente avere le esenzioni e il riconoscimento della condizione di disabilità così come oggi la legge la definisce. Lei è direttrice dell'associazione pazienti, ci spiega chi siete, quali sono i vostri obiettivi e insomma le vostre attività. Allora, noi siamo un'associazione iscritta al registro unico del terzo settore, associazione di promozione sociale, quindi il primo compito che abbiamo noi è quello di divulgare la conoscenza dell'idrosadenite. Questa associazione è nata un anno fa, ma ha un pregresso: in realtà siamo sul campo da 15 anni. Lo siamo in Italia e partecipiamo attivamente ai tavoli internazionali. Il nostro primo compito è l'ascolto, ascoltare le persone e indirizzarle. Anche poi promuovere appunto attraverso gli strumenti della comunicazione digitale tutto ciò che riguarda l'idrosadenite a 360 gradi. Però io amo dire una cosa: noi non lavoriamo, guardi, all'idrosadenite, noi lavoriamo per le persone che hanno l'idrosadenite, che è una cosa molto diversa.